È probabile che questo concetto non sia del tutto chiaro a molte persone e proprio per tal motivo mi sento in dovere di spiegarne alcune ragioni. Consapevole del fatto che questo video potrebbe essere dissato su YouTube da Cerbero Podcast e creator vari che hanno più tempo di noi. Uno. Con il divorzio un uomo è rovinato. Qualche settimana fa, durante una domenica sera, mi trovavo in taxi e stavo tornando a casa dallo studio di registrazione, perché nel pomeriggio avevo preparato una ventina di interviste con le ragazze. Il tassista si è messo spontaneamente a raccontarmi la fine del suo matrimonio, il cui esito si può evincere da questa porzione di audio. E adesso quindi ti dico, adesso vuole comunque il mantenimento? No, il mantenimento me l'ha dato Giulio, 1200 euro al mese. Cioè, devi dare 1200 euro al mese? Perché sono in due, perché lei non lavora, la forbice reddituale che mi dava pure a lei i soldi. E adesso sto chiedendo il divorzio naturalmente con l'abbassamento del mantenimento. Anche perché lei adesso prende il reddito di cittadinanza. Mantenimento reddito di cittadinanza. Oppure l'assegno unico del figlio, 280 euro al mese. E in me co***i. Sta meglio di me, di te, messo insieme. Porca di quella c***a. Qua stiamo a disperarci, capito? Io lavoro anche a domenica. Bravo, e io adesso sto facendo. Porca c***a. Guarda te, se nasci donna. Questa situazione è la medesima nell'80-90% dei casi. Quindi è abbastanza chiaro che in Italia la donna valga di più dell'uomo. I soldi si spostano sempre verso chi ha un valore maggiore, in questo caso la donna. Quante volte avete sentito che l'uomo si fa mantenere dalla donna? Mai! Due, la donna ha più attenzione mediatica. Come ben sapete, in Italia si parla spesso di femminicidi, ossia forme di estrema violenza contro le donne. Tra l'altro c'è un sito, femminicidioitalia.info, in cui sono riportate annualmente le vittime di questo tragico fenomeno. 49 nel 2022, 61 nel 2021 e 65 nel 2020. Quindi, per fortuna, sono in diminuzione. Tuttavia, non si parla mai dei suicidi dei padri separati, che sono in numero maggiore. Riporto un articolo del 2020 di avvenire.it, nel quale si afferma che ogni anno ci sono circa 250 suicidi di padri separati. La domanda è la seguente: perché si parla sempre di femminicidi e non si parla mai di suicidi di padri separati? A voi la risposta. 3. Le donne possono mentire alla giustizia e passarla liscia. Nel 2011 c'è stata un'audizione presso la Commissione Giustizia del Senato, dal titolo emblematico "False accuse, un fenomeno emergente". In sostanza, durante questa audizione si è discusso del fatto che nell'80% dei casi è stato appurato come le querele presentate nei confronti dei mariti durante la separazione siano state usate come forma di ricatto. In alcuni casi, le false accuse depositate nelle procure italiane arrivano anche al 95%, un numero inquietante che fa capire quanto una donna possa diventare crudele dopo il matrimonio. Tuttavia, sapete cosa succede a queste donne dopo che hanno denunciato il falso? Niente. 4. Le donne sono molto più tutelate. In Italia esistono circa 338 centri antiviolenza, ossia delle strutture pronte ad accogliere le donne vittime di violenza ed offrire loro una serie di servizi, in molti casi gratuiti. Dall'altro lato, non esistono i centri di denunzia per la violenza contro gli uomini. Bene, ragazzi, io non voglio spingermi oltre. Mi sono limitato a riportare dei dati oggettivi e pubblici. Detto ciò, voi cosa ne pensate? Viviamo ancora nella società patriarcale? O siamo nel mezzo di una giungla femminista? Dite la vostra tra i commenti.